Lucario è un supporto Master Gala di tipo lotta. Il suo kit è principalmente votato alla difesa. Puoi infatti contare sulle pozioni, e sulla mossa allenatore monouso, non è ancora finita, che applica un più 4 ad entrambe le difese, boost che diventerà un più 6 qualora venisse attivato in presenza della zona lotta. Questa zona verrà attivata non appena Lucario entra in campo, grazie alla passiva risolutezza di Camilla. Sempre la zona, infine, verrà ripristinata quando Lucario sferra la sua unimossa. Vuotonda è una mossa lotta molto comune, dotata di scarsissima potenza e senza effetti aggiuntivi, ma che può essere lanciata al costo di una sola barra. Come visto per Ash e Pikachu, anche Lucario può contare sulla Buddy Move. In questo caso si tratta di Forza Sfera S, una mossa che ha due utilizzi, e che si sbloccherà solo dopo aver subito due attacchi semplici. Lanciandola, attiverà l'accelerazione della barra mosse, e applicherà due stack di prossima mossa speciale più e prossima mossa fisica più, a tutto il team. Infine, l'unimossa permetterà a Lucario di mega evolvere, aumentando le sue già ottime statistiche difensive. La mega evoluzione non cambia le mosse e le passive del Pokémon, semplicemente lo rende più duro e fiero. Anche l'effetto protezione prossimo danno dato dalla passiva entrata protettiva si attiverà semplicemente scendendo in campo. Attaccora G3 applica un 40% di probabilità di far recuperare PS a tutte le unità quando Lucario sferra una mossa semplice. Per concludere, è presente la passiva Gala Spirito di Sinnoh, che aumenta del 10% la potenza delle mosse e riduce del 20% i danni subiti da attacchi semplici per tutto il team. Ogni unità di Sinnoh schierata aumenterà di un ulteriore 10% la potenza e del 3% la riduzione danni. La Teca, seppur deludente, ha qualche nodo utile. Vuotonda miglior colpo G9 aumenterà di un grado i critici di tutto il team ogni volta che verrà sferrata questa mossa. Prima unimossa Zeracosto G applicherà l'effetto prossimo a costo 0 a tutte le unità, dopo aver sferrato la prima Sync. Con Confondi Attacco 4 si otterrà un 50% di probabilità di confondere i nemici utilizzando Vuotonda, mentre con Attacco Paralizzante 4 avrete delle probabilità di paralizzarli. Anche Sprint 1, che abbassa di 1 il contatore dell'unimossa entrando in campo, può tornare utile in determinate circostanze. Ci sono infine i soliti tasselli per aumentare efficacia e numero delle pozioni, e i classici che permettono di curarsi e di accelerare la barra mosse in presenza della zona. Camilla e Lucario formano un'ottima unità, che fa delle statistiche difensive, integrate dal buff che le maxa in una sola mossa, il suo punto di forza. La zona lotta e le stack attivabili con la Buddy Move faranno la felicità di ogni striker di questo tipo. Tuttavia, la mancanza di un Endurance sulla zona e gli inesistenti buff alle statistiche offensive del team lasciano un senso di Master Gala incompiuto. Vale la pena prestare attenzione a questo support, ma tenendo presente, come detto nell'analisi precedente, che ci sono altre unità molto potenti in questi giorni e dovrete fare i conti con le vostre gemme. Con questo è tutto, ciao!